In questa puntata di Borghi Diversi vi portiamo in Toscana, in provincia di Arezzo, nel bellissimo Casentino e più precisamente nel paese di Camaldoli, a visitare il Monte Penna. In questa escursione non sono solo, ad accompagnarmi c'è il mio amico Giuliano. Per registrare ci siamo alzati all'alba, però abbiamo perso molto tempo per la colazione che qualcuno non riusciva a preparare. Vuoi poggiare quella c***a telecamera e aiutarmi per favore? Altro tempo l'abbiamo perso per l'abbigliamento da trekking. Il mio amico Giuliano non era molto contento di quello che gli avevo comprato, ritenendolo troppo grande. Per arrivare al Monte Penna, dalla città di Arezzo, dovete arrivare nel paese di Poppi e da lì proseguite in direzione Camaldoli. Arrivati a Camaldoli ci sarebbero tante cose da vedere e anche da gustare. Ad esempio sono famosi per la schiacciata, una strepitosa preparazione gastronomica. Io, per avere la ricetta originale, ho chiesto informazioni allo chef Matteo Guretti. Ce ne so io della ricetta della schiacciata dei Camaldoli. Prendi e vai a Camaldoli e gliela chiedi, no? A Camaldoli si possono ammirare anche dei fantastici capolavori in terracotta dei Della Robbia. Io, per avere maggiori dettagli, mi sono rivolta alla pittrice Sara Lovari. La famiglia Della Robbia, famiglia di ceramisti fiorentina, inizia con Andrea Della Robbia intorno all'età del 400. E questo è proprio Luca Della Robbia, nipote, quella che è, diciamo, la scultura nuova. Sì, ma che due... Vabbè, tanto questo lo potete trovare anche su Google. Insomma, le cose da vedere sarebbero tante: il monastero, la farmacia, l'eremo, ma ne parleremo in una prossima puntata. Oggi ci dedicheremo alla visita del Monte Penna. Arrivati a Camaldoli, proseguendo in direzione dell'eremo, si è subito pervasi da una sensazione di pace, benessere, fratellanza e di amore per il prossimo. Io, infatti, appena ho trovato due pellegrini affaticati che chiedevano un passaggio, col c***o che li ho fatti salire in un bosco al buio, non mi fido, andate a piedi. Arrivati davanti all'ermo di Camaldoli si prosegue in direzione Badia Prataglia, attraversando un bosco magnifico pieno di sentieri e ruscelli da fiaba. Io in uno di questi ho trovato il mio amico Alberto che faceva il bagno e gli ho chiesto di raccontarmi una delle sue poesie. Fai bagno nel fiume è cosa poco nota, un ispira dall'esterno notare con la trota. Per questo io quest'oggi son qui e ve lo descrivo, che vuol dire uscì dall'arno e gridasso ancora vivo. Il verde dell'acqua ricorda la Sardegna, la sua temperatura il corpo ti segna, il colore della pelle assume tono rosso e diventa più piccino, perché prima era più grosso. Dopo pochi chilometri, subito dopo questo rifugio, troverete una zona con dei tavolini denominata Aia del Guerrino. Da lì proseguite a piedi. Io, per non sbagliare, ho chiesto informazione ad un abitante del luogo. Salve, scusi, per il panorama vado bene? Ascolta, io ti dico una bella hai capito? Perché quelli come te mi rimangono sul gozzo, che venite a cercare l'area buona e poi fumate i Mi pare il controsenso, capito? Sono un escursionista io. Ma che un escursionista? Ma che te lo dica a fare in due al panorama bello che tanto vedi i mostri con quelle sigarette? Ma non è vero, sono un escursionista io. Sono sì, tutto... vai a escursionarti, vai, cavati da co***o. Arrivederci. Proseguendo dritti, dall'Aia del Guerrino, vi troverete immersi in un bosco fantastico e in circa 20 minuti arriverete alla nostra meta. Vi aspetta un sentiero davvero strepitoso che non dimenticherete facilmente e che vi incanterà passo dopo passo. Ad un certo punto il sentiero, da salita leggera, diventerà leggermente più impegnativo, ma alla fine vi porterà sul fantastico Monte Penna. Davanti a voi si aprirà improvvisamente un panorama davvero indimenticabile e, che vi giuro, vi resterà nel cuore per sempre. Questo era il Monte Penna e non potete non visitarlo. Con questo da Borghi Diversi è tutto e buona escursione. Sanno una a Rimini. Mi morto una nega dell'arrivo all'ultima che nel caldo della Madonna al momento che piove da 8-10 minuti in carica la signora compagnana. Mi morto una nega. Mi morto una sega.
Guarda la bussola. Non segna il nord, non ce la fa. Attenzione. Nelle mappe non si trova questo posto. E quindi? Questa è l'area 52. Vabbè, anche qui storie di UFO, no, dai. No, qui non si tratta di UFO. Ah, no? Si tratta di UFA. Ah. Qui, soltanto qui, arrivano extraterrestri femmine. Addirittura? Sì. Viva la UFA. Viva la UFA. Alan, ecco la vera ricetta della schiacciata di camaldoli. Anche lei è qui ad ammirare il panorama? Ma che? Io sono venuto a fare il bagno, però mi sa che mi sono perso.